Partita finita da Babette, Swansea-Napoli finisce con uno 0-0, reti inviolate. E raccogliamo le impressioni a caldo da parte dei tifosi. Appena finita la partita tra Swansea e Napoli, cosa pensi a caldo di questa partita? Come si è comportato il Napoli contro lo Swansea? Secondo me più che discretamente. È ovvio che ha sofferto un poco, ma comunque giocavano in uno stadio molto particolare. Tutte le squadre inglesi o scozzesi sono molto forti nei loro campi, sentono anche, mi suggeriscono gallesi, sentono anche molto il tifo, e quindi penso che il ritorno comunque potremmo impostare il nostro gioco. Da cosa pensi della partita Napoli-Swansea? Che il Napoli non deve giocare con le seconde linee. In che senso? Spiegati meglio, dimmi di più. Che deve giocare con i titolari, perché non abbiamo una formazione tale da poter fare anche i buffoni che in Europa giochiamo con le riserve, insomma. Probabilmente il primo tempo è stato un po' vittima, però comunque secondo me l'hanno gestita bene. Avrebbero potuto soffrire molto di più sui calci d'angolo e i calci piazzati, invece secondo me bene o male se la sono cavata. Anche i portieri nostri si sono fatti notare e di questo siamo contenti. Tu credi che il Napoli ha saputo imporre il suo gioco o meno? Ma per niente proprio. Per quello che ho visto preferivo vedere Sanremo. Che con lo Swansea dovevamo almeno dargli un paio di sfere, ma giusto così, proprio en passant. Non hai notato una mancanza di qualcuno che organizzasse meglio il centrocampo e la fase d'attacco? Io forse per come lo sto vedendo giocare ultimamente, Mertens avrei messo un poco prima, probabilmente. È gentilissimo, montatela questa almeno, perché... Ciao Rosario, ciao! Non siamo capaci di vincere all'estero, soprattutto in Inghilterra, anche con il Chelsea abbiamo perso lì, quindi che dire, anche con l'Arsenal. Contro l'Arsenal abbiamo vinto anche 2-0. In casa. Allora, il peggiore sicuramente è Britos. Rafael ha fatto un intervento alto livello il primo tempo, perché sennò se l'abbiamo una pappuna, ma anche Reina il secondo tempo comunque ha fatto un paio di belli interventi. Il Napoli mi ha deluso. Secondo me non riuscivano a creare gioco per Higuain.